parti, due parti relative a due attività che sono state fatte in questo periodo, in questi mesi, presso il centro di Nodiella e presso il centro socioculturale Faccenda. L'attività del centro socioculturale Faccenda è un'attività che si svolta in 10 incontri, che ha coinvolto una quindicina di persone, e l'attività si chiama Musicazione ed è un'attività che ha previsto l'espressione corporea e delle emozioni attraverso la musica, attraverso il contatto e il movimento. Rispetto all'attività di CDRIPO passo la parola a Vanessa. Allora, io sono Vanessa, sono la psicologa del CDRIPO. Anche l'attività Grimo è un'attività che invece ha coinvolto nel gruppo in tutto l'anno, quindi tutto l'anno fino a praticamente all'inizio di luglio. È un'attività che ha coinvolto un gruppo molto cospicuo di studenti, quindi sono anche noi studenti, studenti che in maniera diversa si sono comunque messi in gioco e hanno cercato comunque di entrare, no, in un gruppo attraverso quella che nel caso di Ritmo è più uno strumento di natura musicale, quindi meno rappresentativa, ma comunque che richiede, no, il fatto di coordinarsi e di creare comunque una convergenza, un gruppo di
Thank you.
Ci sono due vie per affrontare la vita. La via della natura e la via della grazia. Sta a te scegliere quale delle due seguire. Luca Green! Sarai grande prima che quell'albero diventi alto. Ci vuole una volontà di ferro per farsi avanti in questo mondo. Forza! Colpiscimi! Colpiscimi! Avanti, figliolo! Ha paura di te. Pretendi da lui cose che solo un adulto potrebbe fare. Ho solo voluto che fossi forte, padrone di te stesso. Papà. Mamma. Voi due siete in lotta dentro di me. E lo sarete sempre. Un giorno cadremo e verseremo lacrime. E capiremo tutto. Ogni cosa. Guidaci fino alla fine del tempo. Se non ami, la tua vita passerà in un lampo.